finale. Ma allora, il rapporto con la Lega Nord sicuramente è oggi un punto decisivo per il centrodestra. Io sono tra quelli che sostiene che bene facciamo andare nei territori con la Lega, però uno bisogna chiedere alla Lega la stessa lealtà che abbiamo noi, perché noi sosteniamo i candidati della Lega in Emilia-Romagna, in Veneto, li abbiamo sostenuti in Lombardia. Però loro continuamente attaccano, mettono in evidenza contraddizioni, quando anche loro non sono, come dire, distanti da molte contraddizioni, perché Salvini fa la mozione di sfiducia ad Alfano, ma poi in Lombardia fa comodo avere la pattuglia di NCD che è determinante in Regione Lombardia e che è un pezzo fondamentale del governo della regione più importante. Detto questo, quindi c'è un pezzo di modalità con cui essere alleati e io credo che Forza Italia debba marcare il territorio in maniera forte. Secondo tema, guardo in casa mia e lo dico con grande franchezza, io sono uno che parla chiaro, cioè noi dobbiamo tornare a dire le cose in maniera chiara, netta e decisiva e dirle sulle nostre tematiche, con i nostri argomenti, con i nostri toni, che non sono quelli della Lega, che si possono integrare a quelli della Lega, ma dobbiamo dirlo con chiarezza, con idee chiare e con persone Sì, però diverse. la domanda è questa, diciamo, il supplemento di domanda è questo. Capisco che dobbiate rivendicare i vostri temi con i distinguo dalla Lega, che insomma è molto netta, anche se il messaggio poi è molto chiaro della Lega e sta pagando in termini, vedendo i sondaggi, anche in termini di consensi, no? Ma al di là di questo, quando il vostro consigliere politico Toti, oggi intervistato dal giornale, dice Salvini rischia la fine di Monti e Fini, non può prescindere da Berlusconi. Chi ci ha provato è finito male, nel senso, al di là dei temi, ma il ricambio della leadership di quello che sarà il nuovo centrodestra è dirimente, cioè si può ancora pensare che sarà Berlusconi l'uomo che giocherà la partita nel futuro, ammesso che possa per agibilità politica e tutto il resto? Perché Guardi, questo secondo me è dirimente, poiché voi chiariate con la Lega, con Fratelli d'Italia, col nuovo centrodestra se mai tornerà un rapporto, credo, eh. allora, il ricambio della classe dirigente è indispensabile. Forse Forza Italia è il partito più indietro da questo punto di vista, non c'è dubbio. Dobbiamo farlo, lo dico da chi rappresenta in qualche modo una generazione diversa, dicendomi che dobbiamo combattere, dobbiamo fare delle competizioni interne democratiche. Nessuno ci dirà, prego avanti, c'è posto, accomodatevi. Su però la leadership di Berlusconi sta nei fatti che oggi la leadership esiste, è quella di Silvio Berlusconi ed è sancita dagli elettori che gliel'hanno sempre data e gliela danno. Forza Italia è il baricentro del centrodestra, non perché ci autoproclamiamo tali o perché Silvio Berlusconi si No, per un fatto autoproclama. di Per un numeri. fatto di nome, l'ha detto anche ieri nell'intervista che ha rilasciato Matteo Renzi a qualche giornalista. Io parlo con Sì, Berlusconi al questo non Nazareno c'è perché dubbio. Berlusconi ha i voti e Sì. questo concetto è ancora più vero all'interno di tutta l'area del Sì, ma se centrodestra. ci fossero mai le primarie di coalizione, come si dice, e Salvini fosse candidato e Berlusconi non lo so se sarà candidato o come. Se poi Salvini arriva primo, è Salvini il leader, o no? Ma Ma la democrazia è così. No, guardi, non lo so, lo Forza Italia chiedo. ha tutti i metodi, gli argomenti, le capacità di attrezzarsi ed arrivare prima, primissimo. Berlusconi sono anni che raccoglie milioni di Sì, ma consensi questo. sopra ogni altro leader, anche quando la Lega esprimeva leadership importanti e carismatiche. Io sono tra quelli che dice che bisogna preparare ovviamente il futuro, che una competizione sui territori sarà l'unico modo per scegliere le leadership, perché non si inventano in laboratorio o con lo spadone si proclama il nuovo leader. Quindi arriverà il momento delle primarie, arriverà il momento della competizione e Forza Italia dovrà essere pronta e sarà pronta e non avremo paura della Lega o di chi che sia. Sì, adesso